è possibile guadagnare per un anno intero, non lo so, 1500 euro al mese senza sforzo, con pochi click, e poi perderli tutti nell'arco di 2 giorni e anzi andare a dimezzare il conto, oltre che perdere tutti i guadagni, o perdere l'intero conto. È possibile, è possibile. Purtroppo è quello che è successo a tantissime persone negli ultimi giorni, non è una roba divertente, però voglio cercare di aiutarti a comprendere perché è successo questo e come evitarlo in futuro, ok? Il punto è questo, è che quando si fa qualcosa di cui non si ha la comprensione, succede sempre questo. Quando si viene convinti che, soprattutto sui mercati, che sono un ambiente ipercompetitivo, si possa andare a creare seconde fantomatiche entrate senza comprensione, senza tempo e quant'altro, il mercato fa quello che fa sempre, aspetta, aspetta, aspetta e poi bam, ti punisce in modo irreparabile. Che significa questo? Allora, se tu hai un sistema, io lo chiamo sistema, è una banalità, ok? Come quelli ad esempio che propongono i venditori di put, no? Ok? Tutti questi fantomatici sistemi sulle opzioni che stanno spopolando ultimamente, che sono fatti esattamente in questo modo, sono praticamente delle bait, no? Sono delle esche, tu vai a avere costantemente dei ritorni piccoli, piccoli guadagni, non so, 300 euro, 400 euro, 500 euro al mese, ti sembra di aver trovato la gallina dalle uova d'oro, sto facendo la seconda entrata, non capisco neanche che sto facendo perché ho la piattaformina dove vado a inserire il mio rischio in automatico, mi dice i contratti da vendere, bla 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 bla, e ho il 98% di win rate, pazzesco, brutale. Il problema è che tutti ignorano una cosa fondamentale, ma non è che la ignorano, chi ti vende quella roba lì in realtà te la tace di proposito, ok? Non te la dice di proposito, ossia una cosiddetta, si chiama fatta il risk, cioè sostanzialmente la coda lunga del tuo rischio, ossia quanto può essere dannoso quel singolo evento, quei due eventi in una serie molto lunga di operazioni negativi. Cioè, quando le cose ti vanno contro, te la semplifico, tu guadagni poco, 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 guadagni 500 dollari e ne rischi, non so, 15.000. Per fare quei 15.000 dollari, ne rischi ogni volta, per fare quei 500 dollari, ne rischi 15.000 ogni volta. Hai ovviamente un rischio di rendimento che è pedestre, è impensabile, è folle per una persona che fa questo di lavoro, che sta sui mercati di lavoro, è folle pensare di sopravvivere con quella roba lì. Va bene? Che succede? Tu sei completamente all'ignaro, per te è completamente ignaro, ignoto, sconosciuto questo concetto, di questo, anzi il rischio implicito che stai correndo, cioè che un singolo evento può cancellare tutti i tuoi guadagni, tutti quanti i tuoi guadagni, e fa sparire anche il tuo conto, perché non te l'hanno detto ovviamente di proposito, altrimenti ti saresti spaventato, ok? Ma c'è una cosa ancora peggiore che non ti hanno detto, è che quell'evento, ok? Quella coda lunga di rischio che tu hai, che non conosci, che ignori, succederà sempre. Quindi se tu hai il 98% delle probabilità di vittoria, di win rate, come vuoi chiamarlo, di andare a premio, no? Ok? Cosa succede? Che quel 2% si manifesterà sempre. Cioè quell'evento catastrofico, che tu ignori, che può distruggere tutto il tuo conto, tutti i tuoi guadagni, tutto, riportarti all'anno zero, anzi prima, perché ti brucia tutto, accadrà sempre. E quindi qui cade il giochino del sistemino che hanno creato di vendere queste opzioni con 2 click, 5 minuti al mese, cade, perché se vuoi fare quella roba lì devi essere un professionista di uno strumento iper complicato, come lo sono le opzioni. Ok? Quindi devi sapere come proteggerti nel caso in cui quel 2% di possibilità, quell'evento catastrofico dovesse presentarsi, si presenterà sempre, come si è presentato qualche giorno fa con il crollo repentino dei mercati. Quindi nel momento in cui si presenta quell'evento, tu devi essere in grado di coprirti, devi essere in grado di non bruciare tutti i tuoi soldi, ma non puoi farlo perché ti hanno insegnato soltanto a fare il giochino con la piattaformina, quindi boom, conto rasato, ok? Ed è un problema, io ve lo dicevo sempre, se non sei un professionista della gestione del rischio in questo lavoro, non hai vita lunga, ok? Hai vita brevissima, fallirai, non hai scampo, non puoi farlo, devi pensare sempre a come gestire le fasi critiche, perché se tu sai gestire il rischio, lo minimizzi, ok? Avrai profitto, avrai possibilità di sopravvivere, quindi di fare profitto. Cioè, tutto è un gioco di sopravvivenza. Se tu al primo intoppo, che arriverà sempre, mi vai a distruggere il conto, sei fuori dal business, non puoi più fare soldi, se non hai più soldi, non puoi più fare soldi, ok? Altra cosa è la percezione. Quando tu hai una percezione completamente sbagliata delle cose, della vita, di come si fanno determinate attività, compreso il trading, è un problema. Per esempio, no? Ora,
sto viaggiando in questo periodo e quindi sto prendendo diversi aerei. E il punto qual è? Stavo parlando con delle persone che erano spaventate purtroppo dalla catastrofe che c'è stata in Brasile. È caduto un aereo, purtroppo, un dramma immenso. Però io dicevo, perché sei spaventato? Questo è un paradigma, un bias cognitivo che abbiamo brutale, che è pericolosissimo, e c'è anche assolutamente al 100% nel trading, ossia sui mercati in realtà. Si pensa che ciò che è complicato debba essere in qualche modo molto più rischioso, mentre ciò che noi comprendiamo, ciò che percepiamo come semplice, in realtà possa essere molto più sicuro. Quindi viaggiare in aereo per alcune persone è molto pericoloso, fa paura, ok? Perché è difficile, non lo comprendiamo, è fuori dal nostro controllo, siamo in cielo. Mentre per esempio viaggiare in macchina, visto che lo comprendiamo, lo possiamo fare noi, è più semplice. In realtà è esattamente il contrario. Io a queste persone ho detto: guardate signori, che chi vi ha portato? Io ho detto proprio: chi vi ha portato qui in aeroporto? Lui, perfetto, ora tutti in ginocchio davanti a lui, e gli fate un mega applauso, come si faceva prima in Italia quando atterravano ieri, no? Tutti che applaudivano, ho detto fategli un mega applauso, perché questa persona è un eroe, vi ha portato dal punto A al punto B in auto senza incidenti, senza cose brutte, che è molto molto probabile, ok? Ed è molto molto rischioso andare in giro in auto. Mentre invece andare in giro in aereo, ora io ho detto, poi continuando, ho detto, ora perché a voi possa succedere qualcosa viaggiando in aereo, dovreste viaggiare per 100.000 anni tutti i giorni. Cioè la statistica è questa, ok? Cioè la statistica secondo la quale ti potrebbe in qualche modo succedere qualcosa di brutto, non voglio usare parole forti, qualcosa di brutto viaggiando in aereo, tu dovresti andare a viaggiare una volta al giorno per 100.000 anni. Questa è la statistica, quindi ho detto questa è la statistica secondo la quale del rischio che state correndo ora imbarcandovi su quell'aereo, mentre in auto purtroppo è molto 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 più frequente e è probabile che succeda un incidente o qualsiasi cosa di quel tipo. Quindi vedi come la percezione è totalmente sbagliata: visto che l'aereo è complicato, allora è pericoloso, visto che la macchina la comprendo, allora è semplice. È la stessa cosa che le persone fanno sui mercati, per esempio col trading: visto che, non so, fare intraday, trading intraday, servono competenze, serve avere un cervello che gira, ok? E allora è complicato, è pericoloso, mentre invece seguire il sistemino del Kaiser, del tizio che ci racconta che possiamo vendere le opzioni e fare la seconda entrata finché a un certo punto non ci rasano il conto, e la colpa sarà tua ovviamente, quando succederà quello, cioè quando poi ci sarà l'evento, che è raro, ma non è raro, ci succede sempre, ok? È solo questione di tempo. E i broker banchettano perché allargano, poi questi personaggi poi fanno operare su broker CFD con le opzioni, quindi una roba pazzesca, quindi è successo l'impossibile, broker che hanno aumentato le condizioni, le richieste di margine, quindi ovviamente lo strike non è stato neanche preso, hanno fatto una strage letteralmente. Che succede? È colpa tua, cioè da che è semplice, 4 click, 2 minuti al mese, diventa colpa tua che sei scemo, che non hai seguito il piano. Non funziona così, ok? Non funziona così. Bisogna cambiare la percezione delle cose. Cioè, vedete come le persone hanno paura di viaggiare in aereo, mentre invece viaggiare in aereo è praticamente, da statistica, il mezzo di spostamento più sicuro ci sia. Quindi, per aiutarti, per comprendere come evitare questa roba in futuro, come andiamo a risolvere questa cosa? Come andiamo un pochino a limitare questo tipo di problema? Possiamo farlo in due modi, che sono complementari però. Il primo è andando a correlarci al 100% con il mercato, ma eliminando il timing, per esempio, quindi adottando un approccio da investimento, tra virgolette, di lungo periodo, andando a comprare i mercati, quindi possono essere, non so, io magari uso ETF come Spider, Triple Q, ma ce ne sono qualsiasi tipo di ETF che replica l'andamento del mercato, come dell'S&P, dello Nasdaq e quant'altro, andando a replicare, cioè ad agganciarsi al 100% a quel mercato, andando a praticamente eliminare il timing, quindi comprando sistematicamente in tranche predeterminate ogni settimana, ogni mese, ogni trimestre, quello che vuoi tu. In questo modo cerchi di eliminare il timing, e ovviamente le discese forti che ha il mercato, che ci saranno sempre, per te non saranno nient'altro che magari ulteriori opportunità d'acquisto, perché tu stai semplicemente scommettendo, che cosa buona e giusta per il lungo periodo, che il mercato vada su, perché il mercato azionario è fatto per andare su. Poi contestualmente, con un'altra parte del capitale,
Quindi questa è una parte del capitale. Un'altra parte del capitale da utilizzare sui mercati invece, smetterla di fare il credulone e credere alla gente che ti dice che con 4 click puoi avere il pasto gratis a Wall Street, che non esiste in un ambiente del genere, ipercompetitivo, e fare la seconda entrata vendendo opzioni finché a un certo punto non ti raseranno completamente il conto. Cosa puoi fare? Puoi cercare di apprendere delle competenze e decorrelarti al 100% dal mercato azionario, per esempio, dal mercato, scusami, dall'andamento del mercato, dall'andamento del mercato. Quindi come fai a decorrelarti al 100% dall'andamento dei mercati? Andando a fare trading intraday su un mercato come quello small cap, che è già di per sé, i cui movimenti in realtà sono già di per sé totalmente decorrelati dall'andamento del mercato. Cioè le azioni di small cap non rispondono a come si sta muovendo l'S&P, ai tassi di interesse, è una partita a sé stante, ok? Sono delle dinamiche, c'è un'inefficienza sistemica enorme che è proprio il motivo per il quale queste aziende sono quotate, ok? Quindi è un modo assolutamente intelligente di andare a avere una parte del proprio capitale assolutamente totalmente decorrelata dal mercato e andare a sfruttare però delle competenze che si possono acquisire, perché fare trading intraday non deve essere per forza una roba difficile, complicata, oggettiva, no. Operando, per esempio, tutto a monte, ok? Se tu scegli di operare nel mercato giusto, puoi farlo con un processo giusto come il mio, per esempio, che tra l'altro tra pochissimo spiegherò per intero nel dettaglio completamente all'interno del corso Small Cap Express, che trovi il link in descrizione, vattene a guardare, trovi tutte le informazioni lì. Comunque, applicando un processo come il mio, puoi andare a rendere cosa? A rendere il mercato Small Cap semplice, oggettivo, quindi c'è con un vantaggio oggettivo che tu riesci a individuare, ma soprattutto a quantificare. È veloce, perché puoi diventare operativo da subito, perché le dinamiche sono quelle, non c'è niente da inventarsi, cioè le dinamiche sono quelle, non devi stare a reinventarti la rava e la fava, anche perché tutto il lavoro duro l'ho fatto io. Quindi ho sviluppato in anni e anni e anni errori, successi, cantonate totali, intuizioni geniali e quant'altro. Ho sviluppato un processo che è proprio così, è oggettivo, replicabile, quantificabile, la cosa più importante, cioè tu saprai esattamente quanto aspettarti da quell'operazione, da quel movimento, e quindi pianificare anche mese su mese l'andamento del tuo conto. Perché cosa che non ho detto, cioè fare 200, 300, 400, $500 al mese vendendo opzioni, rischiando l'intero conto, è una roba folle. Anche perché nel mercato small cap ho studenti oggi che fanno quelle cifre giornalmente, rischiando un terzo di quelle cifre, cioè rischiano $100-150 per farne 500. Questa è una roba sensata, ok? E così il conto va su e non rischia di andare su e poi boom, andare a zero, ok? Quindi questo è il mio consiglio principale. Tre consigli sono sostanzialmente: il primo, smettila di credere a quella roba lì. Quella roba lì non esiste. Sui mercati non esiste niente di pochi minuti al mese, senza competenze, automatico, click click. Non esiste quella roba lì. La seconda è: cerca di agganciarti al 100% al mercato, ma eliminando il timing. Quindi scommetti che il mercato andrà su, che i mercati azionari continueranno a salire da qui ai prossimi 10-15 anni. Agganciateci senza contare il timing, cioè compra a tranche, pianifica i tuoi ingressi. In questo modo cosa succederà? Comprerai sui massimi, sui minimi, in congestione, andrai a eliminare il timing. Alla fine avrai un prezzo di carico decente. E l'ultima cosa, che forse è la più interessante, è metti una parte anche del tuo capitale in completa decorrelazione con il mercato, andando a fare intraday, trading intraday nel mercato small cap, acquisendo delle competenze, un processo però che sia semplice, perché è semplificato dal mio lavoro a monte, replicabile, oggettivo e quantificabile. Il quantificabile è fondamentale.